Presidente? Presidente? E questo è l'esatto momento in cui si ricordò di quella volta che posò per la rivista Sorrisi e Canzoni con altra gente del calibro di Roberto Baggio e Paolo Villaggio. Ciao, io sono Billy Foster e questo è Storie. E questo invece è il divo Giulio Andreotti, 7 volte presidente del Consiglio e 32 volte ministro. Il suo nome è accostato ai più grandi misteri risolti italiani, indagato per aver avuto rapporti con gente poco raccomandabile, per essere mandante di delitti mai risolti, per aver fatto parte di gruppi di dubbia moralità. Ma io oggi lo voglio ricordare solo come un abile barzellettiere di altri tempi. Chi era la madre di Apollo? E Totti risponde: la madre di Apollo a gallina. Ok Giulio, anche perché per parlare di Andreotti e della sua influenza politica dalla Prima Repubblica alla sua morte ci sono sicuramente canali più famosi del mio, che sicuramente sanno leggere da Wikipedia anche meglio di me. Io voglio raccontare un'altra storia, una storia diversa, e dobbiamo partire proprio da questo momento. Presidente, quale futuro lei si augura per i nostri bambini? Presidente? Presidente? In questo momento la mente di Giulio ripercorre velocemente la sua vita, quello che è diventato e perché lo è diventato. Giulio Andreotti nasce a Roma il 14 gennaio del 1919, un ragazzo di costituzione gracile, ultimo di 3 figli, perde il padre ad appena 2 anni a causa dell'influenza spagnola nel 1921 e sarà sua madre che si occuperà di lui con tanti sacrifici per farlo studiare. Conseguirà la laurea e legge con il massimo dei voti nel 1941. Non prima però di essere stato rifiutato al corso per allievi ufficiali. Il medico militare gli pronostica oligomia e deperimento organico, indicandogli che avrebbe vissuto solo altri 6 mesi. Giulio però non solo campa altri 150 anni, ma riesce persino a trovarsi moglie qualche anno dopo, la donna della sua vita, che rimarrà al suo fianco fino alla sua dipartita. Il suo nome è Livia, Livia Danese, e qui li vediamo il giorno del loro matrimonio, il 16 aprile del 1945, pochi mesi prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. La dichiarazione è fatta in modo alquanto singolare al cimitero per commemorare un amico comune venuto a mancare. Può sembrare un po' stravagante, forse lo è pure. Sì, Giulio, lo è stravagante, ma forse è proprio questo tuo cinismo e oscuro senso dell'humor che ti ha reso un'icona nella politica italiana. Ma è subito dopo il matrimonio del nostro caro Giulio che le cose cambiano radicalmente, solamente un anno dopo, ovvero nel 1946. Come ben sappiamo, il 2 giugno del 1946 gli italiani votano per scegliere tra monarchia e repubblica. Vincerà la seconda e il buon Giulio da quel giorno inizierà a far parte della vita politica italiana fino alla sua dipartita. Viene consigliato a De Gasperi, leader della Democrazia Cristiana, da Monsignor Giovanni Battista Montini, che qualche anno dopo sarebbe diventato papa con il nome di Paolo VI. Si dice che De Gasperi parli con Dio, mentre Giulio lo fa con i preti, forse è davvero così. Andreotti inizia così una lunghissima carriera politica, e come ben sappiamo, per fare i politici bisogna anche saper fare dello spettacolo, saper essere dei buoni attori. E guardala qui a Giulietto con la diva italiana Anna Magnani a fine anni 40. Giulietto, addirittura incaricato da sottosegretario della presidenza del Consiglio, si occuperà di contrastare il cinema neorealista del tempo. Secondo lui dà una cattiva immagine dell'Italia all'estero e fa produrre con la regia di Roberto Rossellini Francesco Giullare di Dio e Stromboli Terra di Dio. Ed è forse da qui che inizia il grande amore per il divo Giulio, per il divo Giulio Andreotti, per lo spettacolo, per il cinema. I politici di oggi sono social, utilizzano il web per avere visibilità, sfruttano la televisione per farsi vedere. Ai tempi di Andreotti tutto questo non esiste ancora. Sappiamo poco delle vite private di chi ci governa e della TV che cerca di sfruttare queste figure quasi mitologiche, di normalizzarle alla vista dei cittadini che sono sempre all'oscuro di quello che succede nelle camere dei bottoni. Ed Andreotti a questo gioco
Franco si presta alla grande. Questa sera avremo l'onore di ospitare, direi, un personaggio politico al quale tutti vogliono bene, indipendentemente dal loro credo politico. Lo conosciamo da tanti anni, è un personaggio molto simpatico, che ha anche un grande senso dell'umorismo. Ecco perché ha accettato di venire qui a fare un'intervista con Mike Bongiorno. Signori, a Telemai questa sera abbiamo niente meno che il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti. Grandi applausi per Giulio, amato dalla gente, per il suo grande humor, a volte anche abbastanza nero, come vedremo tra un po'. Un uomo che non perde mai la calma, a volte indecifrabile, e forse proprio per questo amato, per timore. Ma anche i politici fanno una vita normale. Senta, lei, per mantenersi in forma, comunque al di fuori di quella che può essere la fortuna, immagino che farà anche un po' di ginnastica, no? Fa qualche esercizio, footing per esempio, non so cosa fa. Veramente no, perché un tempo camminavo abbastanza perché credo che faccia del bene, poi c'è stato il periodo del terrorismo a Roma e io andavo in periferia la mattina, facevo 6 chilometri piuttosto bene. A un certo momento il proprietario della Pineta, dove io ed altri andavamo la mattina a camminare, fu rapito, non se ne è saputo più niente, allora preferisco magari perdere qualche chilo di più, ma non avere di rischi di questo genere. Il suo amico Aldo Moro però nel 1978 questo rischio se lo prese, ma Giulio non si impegnò molto per farlo liberare, nonostante facessero parte dello stesso partito e forse non gli garbava molto anche quel compromesso storico di cui si parla spesso, ma di questo magari ne parleremo un'altra volta. Anche perché siamo qui per parlare di quella volta che Giulio Andreotti vinse un telegatto e non si fermò a solamente uno, ne vinse addirittura 3. Il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo è stato un concorso ideato ed organizzato dalla rivista TV Sorrisi e Canzoni, andato in onda sulle reti Mediaset dal 1984 al 2008, una specie di Emmy dei poveri. Tramite la rivista i lettori di quest'ultima votano i programmi TV, i film ed i personaggi dello spettacolo che più sono stati in un certo modo influenti durante l'anno. Pensate che l'ha vinto persino il Gabibbo, quel combinaguai del signor Ezio Greggio ed ovviamente anche il nostro amato Pippo Baudo. E vedila Pippo come sta sornione, come al suo solito davvero sventrapapere professionista. Ma una domanda nasce spontanea. Ma perché il gatto? Che? Questo premio è il gatto, perché? Perché? Bisognerebbe chiederlo al direttore di Sorrisi e Canzoni, Gigi Vesino. Perché nacque, nacque come gatto, in quarta o quinta fila, l'ho visto arrivare poco fa. Amo molto gli animali, ma a me il gatto mi dà sempre... Dunque io credo che il gatto è un po' il simbolo dell'animale che un tempo... Le telecane offendevi. È brutto, no, 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 c'è una ragione particolare. Scusa Alberto, tele tartaruga, brutto. Ok Maurizio, non fai ridere, fai spiegare ai veri professionisti come Mike Bongiorno. No, 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 è il gatto. Vi spiego perché, siccome il gatto stava sempre davanti al focolare domestico a scaldarsi, adesso al posto del focolare del caminetto c'è il televisore. Ma dove l'hai letta sta cosa, scusa? Io mi sono informato, del resto ce lo potrà confermare Gigi Vesigna, che al termine dello spettacolo premierà un lettore. C'era il gatto davanti al caminetto. Gliel'ha detto Berlusconi di dire questa cosa del caminetto. No, no. Vogliamo dare un consiglio per gli acquisti? Sì, diamo adesso i consigli per gli acquisti. Ma lei è? Pare di sì. E lei è il giovanotto dei Videofonini 3? Complimenti vivissimi. Complimenti a lei. No, complimenti a 3. Sì, Andreotti nel 2005 parteciperà persino ad uno spot per il gestore di telefonia mobile 3 e soprattutto pochi anni prima, nel 2002 precisamente, sponsorizzerà uno dei più famosi formaggi al mondo, il Gorgonzola. Ma torniamo al telegatto. Oltre ai programmi e ai film, vengono votati ogni anno i Magnifici 7, ovvero i 7 personaggi più influenti dell'anno in varie categorie, sport, cinema, giornalismo, eccetera eccetera. E nel 1987 il nostro Giulio vincerà l'ambita statuetta e lo farà anche per altre 2 volte come miglior politico, che poi sempre attorniato da personaggi di spicco, però questa è la mia preferita.
Andreotti con Roberto Baggio, Paolo Villaggio, Vasco Rossi, Gigi Sabbani, un tizio con la barba ed Umberto Bossi, che così poi pare l'inizio di una barzelletta. Ed io, dico io, potevo esimermi da avere una copia di tanta bellezza, di tanta epicità? Ovviamente no. Infatti guardiamola qui, ragazzi, che poi questa volta mi è costata veramente tanto, un rene, praticamente 14,90 € più spedizione, ho dovuto spendere 20 euro per questa meraviglia. Guardiamola insieme, guardiamola. E guardate che professionalità il nostro amico Giulio qui, mitico. Il divo Giulio, che con nonchalance diviene anche spalla del conduttore Corrado nell'edizione del 1990. Consegna il premio il presidente Giulio Andreotti. Io non le chiedo niente delle elezioni, anche perché questa mi sembra non la sede adatta. Benissimo. Faccio bene, vero? Faccio molto bene a non chiederle. Senta, prima c'è stato Gregory Peck che ha detto che in Italia non è cambiato nulla, perché dal 52 fino ad oggi c'era Giulio Andreotti, c'è ancora Giulio Andreotti. Lei che risponde? Sono molto contento di essermi trattenuto.